In questo video vediamo perché è difficile fidarsi ed affidarsi. Nel video precedente abbiamo parlato della necessità, dell'obbligatorietà di doversi mettere nelle mani di qualcuno che ci faccia fare quel salto di qualità, ci faccia compiere quell'azione che da soli non siamo capaci di compiere. E quindi abbiamo visto come questo aspetto va assolutamente utilizzato in qualunque ambito noi non riusciamo a controllare. Solo nelle relazioni interpersonali non possiamo affidarci ad altre persone. Eppure, anche nelle situazioni interpersonali, è necessario dare e avere fiducia affinché un rapporto vada in una certa direzione. Non per questo la maggior parte dei rapporti di coppia finiscono per la mancanza di fiducia o per la fiducia tradita. Vediamo perché nel momento in cui decidiamo di dare fiducia a una persona, comunque ci caghiamo addosso. Perché arriva sempre un momento in cui, oltre ad aver dato fiducia, oltre ad aver fatto tutti i passaggi necessari per raggiungere quel determinato obiettivo, c'è sempre il momento in cui ci troviamo sull'orlo di un burrone. E la persona a cui abbiamo dato fiducia ci chiederà di lanciarci nel vuoto o di fare marcia indietro. Quello è il momento in cui bisogna alzare l'asticella. È il momento che arriva per tutti quando, una volta determinato un risultato, vogliamo qualcosa in più. Allora, in quel momento, la richiesta di fiducia, ma soprattutto la paura che ci sopraggiunge, è tale e tanta per cui molto spesso le persone fanno un passo indietro e restano dove sono. La paura fa parte del cambiamento. I cambiamenti fanno paura. Le persone hanno paura di cambiare qualunque tipo di cosa, anche la più stupida abitudine, anche il fatto di rompere una routine, anche il fatto di interrompere un processo, il fatto di abbandonare completamente quello che si è fatto per una vita per l'ignoto, perché spesso ci mettiamo o ci mettono di fronte a delle situazioni che per noi sono completamente sconosciute. E allora, per parlare della dieta, proviamo a pensare quando noi abbiamo sempre demonizzato i carboidrati e ci mettono nella condizione di doverli mangiare ogni giorno. Abbiamo paura, oddio, adesso ingrasso. Oppure quando ci chiedono di fare il digiuno intermittente, ma io non riuscirò mai a stare 16 ore a digiuno. E tante cose che sono così lontane dalla nostra routine, sono così lontane dalla nostra quotidianità che ci fanno paura. Allora spesso la paura ci terrorizza, ci pietrifica e restiamo lì, bloccati in quella posizione e non riusciamo a fare un passo avanti, anzi, battiamo in ritirata. Pensate, e questo lo rivolgo a tutte le mie clienti, a tutti i miei clienti, come il digiuno intermittente sia diventato una pratica normalissima, come lavarsi i denti al mattino, irrinunciabile, eppure qualcuno lo ha visto con terrore, come la gestione dei carboidrati in e out sia prassi normale. Il fatto di variare il regime alimentare ogni mese sia prassi normale. Eppure queste stesse persone, dopo tanto tempo, di fronte a una programmazione completamente diversa, che sovverte tutto quello che abbiamo imparato fino a quel momento, hanno un attimo di ritrosia, hanno un attimo di paura. Allora, se è pur vero che il coach, il professionista, il personal trainer, chi ci sta affiancando in questo momento debba infondere coraggio, debba infondere sicurezza, è altrettanto vero che voi dovete lanciarvi. Lanciarvi senza paracadute, come ho già detto, avendo la certezza che ci sono due braccia pronte ad accogliervi e a salvarvi, ma a farvi ritrovare in un mondo meraviglioso che non avete mai conosciuto. Vi aspetto per il lancio.